Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, carissimi amici che ci seguite da casa su Voce Libera Fagnano, oggi per la nostra comunità è un momento storico e importante perché finalmente consegneremo al nostro patrono San Sebastiano le chiavi della città. È un dono importante perché è l'idea di riconoscere nel nostro patrono un punto di riferimento, di sentirlo nostro protettore e di invocarlo in questo momento così difficile. Certamente per noi è importantissimo l'8 settembre e la nostra devozione nei confronti dell'Immacolata, ma oggi vogliamo dare valore anche al nostro patrono. E allora con questa gioia e con questi sentimenti viviamo questa celebrazione eucaristica dove faremo questo momento della consegna delle chiavi. Fratelli, affinché la parola di Dio che si è fatta carne diventi nutrimento per la vita presente e futura, purifichiamo i nostri cuori invocando la grazia del perdono. Signore, tu solo hai parole di vita eterna, abbi pietà di noi. Cristo, tu ci doni lo Spirito che ci dà la vita, abbi pietà di noi. Signore, tu sei il Santo di Dio che riveli l'amore del Padre, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che nell'umile testimonianza dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della nostra fede, dona a tutti gli uomini la luce del tuo Spirito, perché riconoscendo in Gesù di Nazaret, il Figlio del Dio vivente, diventino pietre vive per l'edificazione della tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Celchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.
Signore, il tuo amore è per sempre. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Perché è eccelso il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da ricevere nel contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, come dicevo all'inizio della celebrazione eucaristica, questa giornata è una giornata storica, una giornata molto importante, perché daremo al nostro patrono le chiavi della città. Dare le chiavi della città significa intanto riconoscere il valore di San Sebastiano, sentirlo come nostro patrono. Tutti i patroni hanno le chiavi della città, ma significa anche imitare il suo esempio, e questa è la cosa più bella che possiamo fare nei confronti del nostro patrono. San Sebastiano è stato un testimone della fede, ha versato il suo sangue per Gesù, non si è arreso,
E credo che questo sia importante proprio rispetto anche alla forza della nostra testimonianza, all'idea di trasmettere la bellezza di essere cristiani. Lui lo ha fatto fino in fondo, intanto nella carità, perché lui si è preso cura dei carcerati, aveva la grazia di essere appunto all'interno dell'esercito romano, quindi lui poteva tranquillamente entrare nelle carceri e quindi ha prestato questo servizio nei confronti di chi era lì nella sofferenza, soprattutto nei confronti dei cristiani. Ma poi ha avuto il coraggio di rimproverare l'imperatore per questo stile sbagliato che aveva nei confronti dei cristiani, proprio per le persecuzioni. Lui infatti subisce due martiri. Il primo è legato al servizio nei confronti dei cristiani e lì si becca le frecce. Tutte le statue lo raffigurano con le frecce, no? Però non muore, riesce a sopravvivere. Non contento di questo, uno potrebbe dire a questo punto, state quieto, quieto, non fare, non esagerare. Non contento di questo, ha voluto andare dall'imperatore per denunciare questo male. Vedete, lui non si è lasciato piegare dai compromessi, non ha accettato di piegare la testa di fronte al male, ma ha deciso di gridare la verità. Per questo motivo è stato martirizzato per la seconda volta e questa volta è morto veramente e ha dato il suo sangue per Gesù. Ecco, vedete, questo esempio così bello lo dovremmo tenere nella nostra vita. L'idea della carità, dell'attenzione al prossimo, l'idea di non avere paura di dire la verità, di non piegarsi ai compromessi. A me vengono in mente i testimoni di oggi, penso a Borsellino, penso a Falcone, penso a tante persone che hanno il coraggio di non piegarsi di fronte al male. Ecco, l'esempio di San Sebastiano deve essere importante anche per noi e per la nostra comunità. E allora proprio per questo motivo oggi il nostro sindaco gli darà le chiavi della città. Per questo motivo sento il dovere proprio di ringraziare lui, di ringraziare tutta l'amministrazione comunale, anche la minoranza, proprio per aver accettato questa volontà di consegnare le chiavi. Ma ringrazio anche l'Arma dei Carabinieri e con appunto il capitano della sezione, che ringrazio della sua presenza, i vigili urbani e il loro protettore, quindi per loro è importante questo giorno, la protezione civile, e ringrazio in modo particolare l'associazione culturale San Sebastiano, che appunto promuove la festa in onore del nostro patrono. Loro lavorano tanto perché è grazie a loro che abbiamo recuperato questa memoria. All'epoca c'era, lo dicevo ieri sera al convegno, c'era Don Salvatore e loro hanno proposto proprio questa riscoperta della figura del nostro patrono, perché come dicevo ieri è normale che la festa dell'Immacolata è diventata quella più importante, perché appunto ci sono due voti nei confronti della Madonna. La Madonna ha risposto sempre alla nostra comunità, quindi è diventata importante, quindi la festa di San Sebastiano è stata un po' dimenticata. Loro hanno avuto l'intenzione proprio di riprenderla, di ritornare a queste radici che sono importanti, e quindi li ringrazio di cuore per il loro impegno, per tutto quello che appunto fanno per la nostra comunità. Daremo le chiavi e manco a farla apposta, il Vangelo di oggi e anche la prima lettura parla delle chiavi. Non l'abbiamo studiata sta cosa, è capitata così, però vedete, la provvidenza certe volte ci mette lo zambino, e quindi nelle letture oggi troviamo proprio questo riferimento alle chiavi, le chiavi che vengono date in modo particolare a Pietro da Gesù. Ma come si arriva a questa consegna delle chiavi di Gesù a Pietro? C'è un percorso, e parte tutto da questa domanda che Gesù pone ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? E poi chi dite voi che io sia, voi che siete stati con me, che avete fatto esperienza di me? È una domanda forte, perché è la domanda che riguarda non solo l'identità di Gesù, ma riguarda noi, riguarda il nostro modo di rapportarci a lui. E Pietro
illuminato proprio dallo Spirito Santo, illuminato da Dio, rivela, riconosce in Gesù che lui è il Cristo, è il Figlio di Dio. Capisce che Gesù è il punto fondamentale della sua vita. Non lo vede come un guaritore, come uno che ti risolve i problemi, come una macchinetta, no, a cui tu fai riferimento semplicemente per risolverti i problemi, ma lo vede come il suo Signore, come la realizzazione della sua vita, come quella roccia a cui aggrapparti per dare valore alla tua esistenza. Come arriva Pietro a fare questa professione di fede? Attraverso un percorso. E il percorso noi l'abbiamo fatto insieme a Pietro, in queste domeniche. Queste domeniche ci hanno fatto riflettere molto sull'identità di Gesù, ma anche sulla nostra fede, sul tipo di relazione che vogliamo stringere con Lui. Se ci fate caso, tutto è cominciato con la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Vi ricordate, qualche domenica fa, Gesù ha fatto questo miracolo. Ha saziato la fame, ha coinvolto i discepoli, però ha risolto un problema. C'era una folla da sfamare e Gesù subito, prendendo quei pochi pani e quei pesciolini, ha fatto avvenire la moltiplicazione. Qual è il problema? Che di fronte a questo miracolo tutti pensano: abbiamo fatto 13, non abbiamo problemi più, qualunque cosa gli andiamo a chiedere, questa ce la risolve, come una sfera magica, no? Questa è un po' l'idea. Cosa succede? Che Gesù fa un atto di costrizione, costringe i discepoli a salire sulla barca e a precederlo dall'altra parte. Vi ricordate il lago di Tiberiade? Che cosa succede sul lago di Tiberiade? Scoppia la tempesta, i discepoli non vogliono andare sul lago, no? Perché Gesù li costringe? Perché appunto vuole piano piano rompere questa falsa idea che loro si erano costruiti della fede. Da un lato l'idea che Gesù è uno che ti risolve i problemi, e quindi Gesù fa capire: guardate che essere cristiani non significa avere il parafulmine, che fai una vita beata, che ti siedi e stai. Essere cristiano significa vivere la vita ogni giorno, con la sua realtà, con le sue difficoltà, soltanto che tu la vivi partendo da Lui, guardando ogni cosa con i suoi occhi. Questo è il motivo per cui Gesù costringe i discepoli. E poi perché gli vuol far affrontare le paure. Ve lo dicevo qualche domenica fa, tutti i nostri guai dipendono dalle paure. Le paure ci fanno sbagliare. Vi ricordate? Ma io non gliela dico la verità perché poi ho paura che si offende. Non dico questa cosa perché ho paura poi che resto solo. Però il problema è che prima o poi la vita ti chiederà il conto. E quella paura ti farà fare il più grande errore della tua esistenza. L'idea di affrontare la paura, di dire la verità, ci rende in qualche modo liberi. Ma anche nei nostri sogni, no? Nel progetto di Dio, quante volte le paure ci bloccano? Ma io non sono capace, ho paura di fare questa cosa. La devi affrontare, la devi superare, capendo che la forza è proprio in Lui. Anche io ho paura di fare il parroco. Quando Don Salvatore è andato via, mica ero contento. C'era Lui, prima ti appoggiavi, eri tranquillo, dici vabbè, tanto c'è questo problema, lo risolve Don Salvatore. E poi a un certo punto sono rimasto solo. E lì ti devi buttare, devi accogliere quella sfida, se no non vai avanti, se no non vivi. Poi è normale che si può sbagliare, però l'importante è avere Lui come punto di riferimento. Vedete, è un percorso che poi arriva al punto più forte. Domenica scorsa c'era il Vangelo della Sirofinicia. Avete visto Gesù? Non dà subito la risposta a questa donna, la maltratta, addirittura la chiama cagnolino, è un'offesa, è l'idea di dire tu non sei degna nemmeno di essere paragonata ai cani. È quella che chiede la grazia, non per la figlia, ma signore mio, c'è mia figlia che sta male, sta morendo, interviene. Lui niente, è impassibile. Quando è che interverrà? Quando la donna sentirà l'assenza dell'amore. Quando la donna capirà che solo in Lui può trovare la forza.
C'era un bellissimo commento di Don Fabio Rosini a questo Vangelo che paragonava l'esempio della vita della sirofenicia a quello che succede ai tossicodipendenti. Quando è che un tossicodipendente decide di guarire? Quando sprofonda nel punto più basso. Fin quando non sprofonda nel punto più basso, voi potete pure preoccuparvi, dice, ma mio figlio si droga, cosa possiamo fare, come lo possiamo aiutare? Non puoi fare nulla, perché fin quando lui non capisce che ha un problema e che ha bisogno di essere aiutato, quindi arriva al punto più basso della sua esistenza perché ha perso tutto, non possiamo fare nulla. E questa è l'esperienza che Gesù fa fare alla sirofenicia, ma è l'esperienza che fa fare anche a Pietro, l'assenza del suo amore. Quando lui si trova disarmato, quando capisce che veramente in Dio trova la gioia, la forza della sua vita, allora si apre, allora può intervenire. Ecco perché Pietro dice, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, perché fa questo percorso di fede, e questo percorso dovremmo farlo anche noi, incontrare veramente Cristo, capire veramente, partendo dalla nostra fragilità, dalle nostre ferite, quanto sia importante per dare senso alla nostra vita. È la nostra esperienza che ci porta all'incontro con Lui. E questo è quello che fa Pietro. E vedete, ricevere le chiavi significa ricevere la gioia. Non è tanto l'idea di un'investitura, quella di diventare il capo di qualcosa. Gesù le chiavi le consegna ad ognuno di noi. E sapete a cosa servono queste chiavi? Ad entrare nel suo regno, a cambiare la nostra vita, nel renderla più profonda. Aprire significa entrare in questa gioia, ma per entrarci devi accoglierlo. È questo che ti dà la possibilità di accedere alla sua grazia. Ma significa anche chiudere con il passato, con il peccato, con la vita vecchia, con tutte quelle cose che ci fanno male. Ecco perché le chiavi hanno il potere di aprire e di chiudere. Aprire per entrare nella gioia. Chiudere è per farla finita con la vita vecchia, con tutte quelle cose che ci fanno male. Noi tante volte ci aggrappiamo un po' alla vita vecchia, forse perché non abbiamo ancora sperimentato la gioia dell'amore di Dio. Io mi auguro che tutti quanti noi lo possiamo sperimentare. Se San Sebastiano ha dato la vita, non l'ha data tanto per, l'ha data perché lui credeva veramente. Perché aveva veramente incontrato il Signore, se no non sarebbe morto, è un pazzo se no. Lo ha fatto perché nella sua vita ha avuto la gioia di incontrare il Signore, di capire con la sua intelligenza quanto era bello essere cristiano. E mi auguro che questo lo capiamo tutti quanti noi. Allora vi auguro a tutti di vivere con fede questa festa, questo momento così bello, e di fare questo cammino di fede, di lasciarci veramente interrogare dalla sua parola. Sia lodato Gesù Cristo. Ora viviamo il momento della consegna delle chiavi della città al nostro patrono. Invito il nostro sindaco ad avvicinarsi al lambone. Buongiorno a tutti, non è facile parlare con la mascherina, ci proviamo. Ricorrendo il 410° anniversario della sua proclamazione a patrono di Fagnano Castello, essendo per la Chiesa Cattolica e in modo particolare per la nostra comunità un forte testimone della fede e della compassione, come narrano le cronache del tempo dove leggiamo che egli era un membro dei pretoriani, la guardia al diretto servizio dell'imperatore di Roma ed era cristiano dalla nascita,
che grazie al suo servizio poteva portare conforto ai cristiani che erano destinati al supplizio, e per questo fu denunciato come cristiano e condannato al supplizio delle frecce, che nonostante tale tortura si ripresentò all'imperatore Diocleziano per rimproverarlo aspramente di quanto aveva commesso contro i cristiani, tanto da essere nuovamente condannato a morte e versare il suo sangue per la fede in Gesù Cristo, volendo conferire maggiore rilievo al dono di averlo come patrono della nostra comunità e desiderando nuovamente affidarci alla sua protezione, con gratitudine e devozione consegniamo a San Sebastiano Martire le chiavi della città. Dalla residenza municipale il 23 agosto 2020 il sindaco avvocato Giulio Tarsicano. Ora facciamo l'atto di affidamento a San Sebastiano. Atto di affidamento a San Sebastiano. O glorioso San Sebastiano, a te oggi affidiamo tutti i fagnanesi, i pastori e gli amministratori, tutte le famiglie, i giovani e i bambini, gli anziani, gli ammalati, i carcerati, i disoccupati e i lavoratori. Custodiscici, difendici, proteggici, sia pure la fede, siano santi i pastori, sia sacra e difesa la vita, siano sani i costumi, siano unite le famiglie, siano illuminati i governanti, regno ovunque amore, giustizia e pace. Guida e proteggi, o nostro patrono, i nostri giovani, speranza di un mondo migliore, affinché il loro futuro sia fecondo di serenità, lavoro e giustizia. Veglia sui nostri anziani, testimoni e maestri di fede e di vita. O glorioso San Sebastiano, ti consegno in qualità di primo cittadino le chiavi della città. Apri le porte di questa nostra città che ti venera come patrono e protettore, fa che in essa regni sempre la giustizia, la concordia e la pace. Apri le porte dei nostri cuori perché possiamo essere sempre aperti e disponibili alle necessità dei nostri fratelli più soli e bisognosi. Amen. Ora vogliamo rinnovare insieme la nostra fede e per questo motivo recitiamo insieme il Credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per noi.
e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio che adorate e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, presentiamo con fiducia le nostre preghiere al Padre che ci ha inviato il suo Figlio, perché lo riconosciamo come unico Salvatore del mondo. Diciamo con fiducia: sia glorificato il tuo nome, Signore. Sia glorificato il tuo nome, Signore. Per il Papa, perché assistito dalla grazia abbia sempre la forza di riconoscere il Cristo, di confessarlo con coraggio, di confermare la fede della Chiesa, preghiamo. Sia glorificato il tuo nome, Signore. Per i potenti della terra, nell'esercizio delle loro funzioni, non trascurino i diritti di Dio e abbiano a cuore il bene delle persone, specialmente dei piccoli, dei poveri, preghiamo. Sia glorificato il tuo nome, Signore. Per i teologi, gli evangelizzatori, i catechisti, il loro impegno sia sostenuto dalla fede e orientato dalla carità, perché traduca in un annuncio libero e coraggioso della verità di Cristo, preghiamo. Sia glorificato il tuo nome, Signore. Per le suore di clausura, nella preghiera assidua, nel lavoro generoso e nell'adesione fedele alla comunità, siano un segno luminoso della presenza di Cristo nel mondo, preghiamo. Sia glorificato il tuo nome, Signore. Per noi qui riuniti, la partecipazione all'Eucaristia ci edifichi sempre più come comunità che si fa prossimo per chi in questo tempo di emergenza soffre il dolore della malattia, del lutto e dell'indigenza economica, preghiamo. Vogliamo pregare per la nostra comunità, perché sull'esempio di San Sebastiano, nostro patrono, possa vivere la gioia della fede e possa attrarre tante persone alla bellezza dell'incontro con Cristo. Preghiamo. Sia glorificato il tuo nome, Signore. Come ogni domenica facciamo un momento di silenzio dove offriamo al Signore tutte le preghiere che sono nei nostri cuori. Per tutte le nostre intenzioni preghiamo. Sia glorificato il tuo nome, Signore. O Padre, che hai rivelato a Simon Pietro il segreto del tuo Figlio Gesù Cristo, ascolta la nostra preghiera e dona forza alla nostra fede. Tutta la tua Chiesa sappia confessare che solo Lui è il Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Padre, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio del Cristo, concedi sempre alla tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore, a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Leonardo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati della nostra sorella Lidia, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione.
Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Sebastiano e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Amen. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non partecipare alla presenza, ma di soltanto. Vi ricordo che per la distribuzione dell'Eucarestia verremo noi nei banchi e chi fa la comunione rimane in piedi, chi invece non vuole riceverla si mette seduto. La comunione è sulle mani.
Preghiamo. Porta a compimento, Signore, l'opera redentrice della Tua misericordia e perché possiamo conformarci in tutto alla Tua volontà, rendici forti e generosi nel Tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora ci mettiamo seduti un attimo e ascoltiamo il nostro sindaco. Oggi è una pagina storica per Fagnano. Questo sindaco è a dir poco onorato di fare quello che poco fa avete visto, cioè di aver simbolicamente consegnato Fagnano a San Sebastiano, perché la consegna delle chiavi è un atto simbolico ma di grande pregnanza, di grande significato. Fagnano è affidato alla protezione del nostro patrono, San Sebastiano. Questa è stata un'idea di Don Paolo Di Giano, che subito ha sposato l'amministrazione comunale. L'avremmo dovuta attuare a maggio del 2020. L'abbiamo spostata ad oggi per, ahimè, la ormai nota emergenza del coronavirus. Con deliberazione numero 11 del Consiglio Comunale del 6 agosto 2020, che in duplice copia conforme oggi consegno a Don Paolo, il Comune di Fagnano Castello ha la unanimità, e quindi ho il dovere di ringraziare sia la maggioranza che la minoranza consiliare, ha deliberato di dichiarare, di approvare la proposta fatta dal sindaco, che a sua volta ha recepito quello di Don Paolo Di Giano, di deliberare, dicevo, di consegnare simbolicamente a San Sebastiano, patrono protettore locale, le chiavi della città di Fagnano Castello, sulla premessa che il 15 maggio del 1610 Papa Paolo V e le autorità ecclesiastiche competenti hanno attribuito a San Sebastiano la qualità di protettore e patrono di Fagnano Castello. Nei secoli la devozione da parte della popolazione fagnanese è aumentata verso San Sebastiano, a dir la verità tra alti e bassi. Noi abbiamo riscoperto il patrono, la valenza del patrono di Fagnano Castello, grazie a Don Salvatore Vergara, che saluto attraverso Voce Libera, sperando che ci veda, e Voce Libera che ringrazio per l'ennesimo suo grande contributo alla crescita culturale di questa comunità. Dicevo che abbiamo riscoperto San Sebastiano grazie a Don Salvatore Vergara e grazie all'Associazione Culturale San Sebastiano, che nel 2006 è nata qui a Fagnano Castello. Associazione che ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale di Fagnano Castello, in persona del suo presidente attuale, Franco Arena, che oggi da ex ottimo dipendente del Comune di Fagnano Castello, oggi ha più tempo per dedicarsi e quindi farla crescere ancora di più. Quindi grazie a Don Salvatore, grazie all'Associazione Culturale San Sebastiano, vi è stato un ritorno di fiamma, come era giusto che fosse.
L'amministrazione comunale ha sempre sostenuto le attività delle associazioni da un lato e della parrocchia dall'altro lato. Poi abbiamo avuto la fortuna di avere Don Paolo Viggiano che ha ereditato alla grande quello che Don Salvatore ha seminato e quindi abbiamo questo bellissimo oggi spettacolo, questa bellissima giornata, questa pagina storica per Fagnano Castello. Questa festa negli ultimi anni abbiamo cercato di renderla sempre più solenne, la festa del 20 gennaio, pur facendo i conti con le note condizioni meteo avverse di quel periodo, tant'è che noi avevamo anche pensato di fare qualcosa e l'abbiamo anche tentata a maggio in occasione appunto della ricorrenza della proclamazione di San Sebastiano quale protettore e patrono di Fagnano Castello. Certamente la festa del 20 gennaio rimarrà, sarà sempre più importante, sempre più solenne, facendo i conti con quella tradizione, come diceva Don Paolo, fagnanese, che vede la festa regina, quella dell'8 settembre, ma quella è una festa votiva, questa invece è la festa del nostro patrono, che dobbiamo tenere presente quando la festa votiva. Oggi, con la pandemia in corso, vi è ancora più necessità di affidarci a San Sebastiano, proprio per quello che Don Paolo nell'omelia diceva. San Sebastiano è stato un esempio di sacrificio, di limitazione di quello che poteva fare, perché avete visto che San Sebastiano faceva parte delle guardie pretoriane, poteva permettersi tutto. In nome del cristianesimo, in nome dei propri valori, ha sacrificato la propria vita per Gesù Cristo. Questo messaggio di San Sebastiano noi lo dobbiamo tenere ancora più presente oggi, che viviamo ancora la pandemia del Covid-19. Non dobbiamo dimenticarcelo, cari miei concittadini. La pandemia non è passata, il pericolo ancora è presente. Quindi il messaggio di San Sebastiano mettiamolo in pratica. Ancora sacrifichiamoci, sacrifichiamo anche le nostre libertà. Questo è un messaggio che va rivolto soprattutto ai giovani e, se mi consentite, ai genitori di alcuni giovani. Riappropriatevi del ruolo di genitori e fate sì che i vostri figli, soprattutto la sera, se non addirittura la notte, rispettino certe regole. Perché quello che noi stiamo patendo in questi giorni, cioè il ritorno del virus, della circolazione del virus, soprattutto dai luoghi delle vacanze, dai luoghi della movida, vacanze che per quanto mi riguarda potevano anche essere sacrificate o comunque ridotte al minimo indispensabile, non dimenticando che noi abbiamo fatto 3 mesi di chiusura, quindi di vacanze. Ma questa è una parentesi che chiudo subito, è un mio pensiero personale. Dicevo, sacrifichiamo ancora alcune delle nostre libertà, facciamo un ultimo sacrificio, perché se così non facciamo, quello che abbiamo fatto in questi 3 mesi, dove Fagnano è stata esemplare, io devo ringraziare tutti i fagnanesi per l'esempio che è stato dato anche ad altri paesi, ma ancora oggi, grazie all'apporto dei carabinieri, e ringrazio qui il maresciallo Aiello, comandante della stazione dei carabinieri di Fagnano Castello ormai da quasi un anno, che è un'ottima persona, oltre che un ottimo servitore dello Stato. Grazie al lavoro dei carabinieri, grazie al lavoro della Polizia Municipale, grazie al lavoro della Protezione Civile, noi ancora stiamo resistendo, perché vi sono dei controlli sempre più stretti, sempre più stringenti, ma
se non ne facciamo prevalere il senso di responsabilità, il buon senso, se i genitori non si riappropriano dei propri ruoli e dicono ai figli quello che oggi è giusto fare e quello che non è giusto fare, non delegino questo compito al sindaco, al sacerdote, ai carabinieri, alla polizia municipale. Ecco, se non facciamo tutto questo, rischiamo di vanificare tutto quello che di bene e di utile abbiamo fatto in questi 3 mesi. Quindi il messaggio di San Sebastiano oggi è più che attuale, oggi è più che attuale. Sacrificarsi perché il domani sia più tranquillo e più sereno per tutti. Vi ringrazio, così come ringrazio tutti quelli che ci vedono attraverso i canali di Voce Libera, tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, i carabinieri, la Polizia Municipale, la Protezione Civile e Paolo Terranova, che ha gratuitamente lavorato per le chiavi e per la pergamena, perché anche questo è un bel segnale, si può crescere anche attraverso il volontariato. Grazie a tutti, buona giornata e speriamo di rivederci in occasioni migliori, perché non è bello parlare con la mascherina, voi distanziati, ma facciamo un ultimo sforzo. Usiamo le mascherine, distanziamoci, igienizziamo le mani, non facciamo assembramenti, perché come ce l'abbiamo fatta in questi duri 3 mesi, io credo che anche in questa calda e torrida estate possiamo farcela, ma tutti remando nella stessa direzione. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Diamo la parola al presidente Franco Arena per un piccolo saluto. Intervengo brevemente perché voglio ribadire che oggi non è una giornata storica solo per la nostra comunità, ma anche per la nostra associazione, che con tanto impegno e con tanta voglia sta portando avanti un progetto che vuole continuare anche negli anni a venire. Come ha detto il sindaco e Don Paolo, l'associazione nasce nel 2006 proprio perché voleva nuovamente valorizzare e portare avanti un certo discorso a favore del nostro santo patrone, San Sebastiano, che, diciamoci chiaramente, era stato messo anche nel dimenticatoio da parte di noi fagnanesi. Dobbiamo ringraziare effettivamente Don Salvatore, che ha riproposto nuovamente la processione, dopodiché ci ha coinvolto e noi siamo stati veramente fieri di portare avanti questo discorso. La giornata di oggi veramente è una giornata bellissima per il nostro uomo, per la nostra comunità. Devo ringraziare soprattutto Don Paolo, che è stato quello che in effetti ha voluto che avvenisse questa cosa, e devo ringraziare soprattutto l'amministrazione comunale e il nostro sindaco, che subito hanno aderito a questa proposta e hanno immediatamente deliberato a favore della consegna delle chiavi della città al nostro santo patrono. Io non mi dilungo, devo solamente ringraziare tutti quanti, devo ringraziare anche Voce Libera Fagnano, che sta permettendo sia ieri sia oggi di farci vedere anche all'esterno del nostro comune, perché come ben sapete la comunità fagnanese è sparsa in tutto il mondo e quindi noi siamo fieri di portare San Sebastiano in giro per tutto il mondo. Grazie a tutti. Mettiamo in piedi. Anche io ringrazio ancora una volta tutti quanti voi, il nostro sindaco, l'amministrazione comunale, carabinieri,
nella persona il comandante della stazione, i vigili urbani, la protezione civile, l'associazione culturale San Sebastiano. Ringrazio ancora una volta gli amici di Voce Libera, perché appunto grazie a loro riusciamo ad arrivare un po' dappertutto, e questa è una cosa bella, ma poi anche rimane la traccia, quindi questo diventa poi storia per tutti quanti noi. E poi ringrazio in modo particolare il Coro dell'Azione Cattolica che ha animato la celebrazione e il gruppo liturgico che lavora con tanto impegno per abbellire la Chiesa, no? Se oggi è bella, non tutta adorna, è grazie al gruppo liturgico. Quindi vi ringrazio veramente di cuore. Vi do velocemente gli avvisi. Come sapete, da sabato 29 agosto inizierà la nostra festa votiva in onore dell'Immacolata. Ormai siamo vicini all'8 settembre, a questa festa così cara e importante per la nostra comunità. Voglio dire una cosa importante: la festa ci sarà. Qualcuno dice che quest'anno la festa non c'è, perché non c'è il cantante. Il voto non è nel cantante, Il voto è la preghiera. Quindi la festa ci sarà, perché noi ci ritroveremo a pregare. Forse quest'anno vivremo l'originalità della festa, perché quest'anno sarà una festa di preghiera e di Eucarestia. Quindi ci ritroveremo intorno alla nostra Mamma Celeste, intorno a Maria, per pregare e per chiedere ancora una volta la grazia in questo tempo così difficile. Allora, sabato 29 agosto faremo la benedizione del paese. Sarà alle ore 16:30 e sarà però in forma privata. La faremo da Monte Pizzo, ok? Naturalmente, siccome sarà in forma privata, sarà trasmessa questa benedizione da Voce Libera Fagnano. Quindi tutti quanti voi potrete partecipare dalle vostre case. Domenica 30 agosto daremo inizio al solenne novenario di preghiera in onore della Madonna. Il novenario sarà importante, quindi vi invito a partecipare, va bene? Lo faremo sia alla messa delle 10 sia alla messa delle 18:30. Vi invito pertanto a prendere visione del programma della festa affisso in bacheca. Poi nella settimana faremo in questo modo, come vivremo il novenario. La mattina alle 7:30 ci sarà il Santo Rosario, alle ore 8 la Santa Messa e all'interno la novena. La stessa cosa la faremo nel pomeriggio, quindi chi non può venire la mattina venga il pomeriggio. Quindi il pomeriggio alle 17:30 ci sarà il Santo Rosario e alle 18 la Santa Messa con la novena. Vi invito veramente a vivere con fede questo momento. Vi ricordo che è possibile ritirare i pass per la partecipazione ad una delle 5 messe dell'8 settembre. E sono rimaste soltanto libere quella delle 8:30, delle 10 e delle 11:30. Quelle del pomeriggio purtroppo sono già state tutte quante occupate. Saranno tutte uguali le messe, a tutte leggeremo il voto, quindi non c'è una differenza, quella più importante e quella meno importante. Saranno tutte uguali le messe dell'8 settembre. Quella delle 18:30 sarà trasmessa da Voce Libera Fagnano. I pass sono numerati per un massimo di 85 posti ed hanno una barra stampata di colore diverso con scritto sopra l'orario. Sono gratuiti, va bene? In bacheca trovate gli orari della distribuzione quando passare dalla sagrestia della Chiesa Madre. Vi ricordiamo infine che stiamo raccogliendo le offerte per la realizzazione del voto in onore della Madonna, che saranno utilizzate per il pagamento del parato in chiesa, della luminaria in piazza, dei colpi oscuri e dell'antiporta con rampa di sabili per la porta laterale della Chiesa Madre, dove metteremo la targa in onore dell'Immacolata per il Covid. La comunità di Fagnano offre, va bene? Ora vi do la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Grazie a tutti e buona domenica e buon pranzo.
forse? Thank you.